Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di olio extravergine, in particolare di come scegliere l'olio di qualità. Abbiamo già visto in altri video come si produce l'olio e quali tipi di olio possiamo trovare sugli scaffali dei supermercati. Partiamo cercando di capire cos'è che troviamo al supermercato, gli oli delle grandi marche, che oli sono? Bene, la maggior parte di questi sono miscele di oli, in generale vengono da Spagna, Italia, Turchia e Grecia. Questi sono i maggiori produttori. Chi compra Carapelli vuole quel gusto lì e lo vuole sempre uguale. Idem chi compra Sasso, chi compra Bertolli o qualunque altra marca. Cioè il prodotto industriale vuole e deve essere standardizzato e per fare questo ci sono dei panel d'assaggiatore che si mettono lì e ogni anno prendono le miscele che arrivano, che sono ovviamente diverse perché l'olio è un prodotto stagionale. E cercano di ottenere sempre lo stesso prodotto uguale a quello dell'anno precedente. Ebbene, in questi oli l'olio spagnolo non manca mai. E l'olio spagnolo che viene prodotto in grandi quantità, con queste estensioni enormi di olivi che sono stati piantati in modo tale da essere raccolti meccanicamente, quindi con costi molto bassi, e la varietà che spesso viene utilizzata si chiama Picual. Questi oli che non sono 100% italiani contengono sempre olio spagnolo, contengono sempre picual e quindi hanno sempre questo aroma che gli assaggiatori definiscono di oliva matura, fenolico, di erba gattara, comunque non molto piacevole, ecco. E sono tutti così. Quelli che non sono così, ancora peggio perché sono difettati. Quando dico che moltissimi oli in commercio sono difettati, non lo dico così perché me lo invento. Per esempio, un'analisi effettuata dall'ufficio dogane nel 2011 ha riscontrato che circa la metà degli oli presi in esame presentavano difetti. Ricordo che un olio che presenta difetti non potrebbe essere nemmeno venduto come olio extravergine. Quindi, ripeto, non sto parlando di cose così da assaggiatori un po' naif e sto tralasciando il discorso truffe, che pure esiste, ma anche tralasciandolo, il panorama che abbiamo negli oli che possiamo trovare nei supermercati non è molto rassicurante. Ora, prima di capire come scegliere, cerchiamo di capire come deve essere un olio di qualità? Ebbene, l'assaggio dell'olio, non me ne vogliano gli assaggiatori, non è una cosa molto complessa. L'olio sostanzialmente deve sapere di oliva e l'oliva, quando è raccolta al giusto grado di maturazione, ha aromi tipicamente erbacei. Quindi quando voi annusate un olio, deve sapere di verde, di erba tagliata, di carciofo crudo. Se non avvertite l'erba tagliata, è molto probabile che questo olio non sia di alta qualità o sia addirittura difettato. Se poi voi assaggiate l'olio, prendete per esempio un mezzo cucchiaino e ve lo spalmate bene in bocca, dovete sempre avvertire un po' di amaro e un po' di piccante, che non sono cose negative. Ovviamente non deve essere amarissimo o piccantissimo l'olio, o meglio, se vi piace va bene, però non deve per forza essere molto amaro o molto piccante, ma un po' amaro e un po' piccante deve essere. Se vi sembra dolce e se non è piccante, non va bene. Vuol dire che non contiene polifenoli, non contiene sostanze protettive e quindi se non è già difettato, molto probabilmente lo diventerà nei mesi a venire. Ultima cosa, prima di capire come fare a scegliere, cercate di evitare l'olio cosiddetto del contadino. Piccoli produttori casalinghi, magari dei nostri parenti, che raccolgono le olive e poi le portano al frantoio. Questi oli sono al 90% difettati. Perché? Perché le olive vengono raccolte, vengono stoccate in garage e poi dopo una, due, tre settimane vengono lavorate. Questi oli sviluppano sempre un difetto che si chiama riscaldo, quindi se sapete riconoscere l'olio, capite che è buono, bene, ma nel dubbio è meglio evitare. Quindi come fare a scegliere? Beh, innanzitutto per evitare il discorso piquale, olio spagnolo di qualità medio-bassa, cerchiamo di puntare su oli 100% italiani, ma non basta. Cerchiamo di puntare anche su oli che vengono controllati in modo un po' più rigoroso. Abbiamo in Italia una miriade di DOP, denominazioni d'origine protetta, per quanto riguarda gli oli. Puntiamo su quelle. Quindi puntiamo su un olio DOP che sappiamo che non solo è 100% italiano, ma viene da una determinata regione e tendenzialmente è più controllato. Ho assaggiato anche oli DOP difettati, purtroppo, quindi questa non è una garanzia. Tuttavia si parte già da una probabilità molto più bassa che il prodotto sia difettato. Dopodiché si può fare anche la seguente scelta, prendere un olio di alta qualità che costi diciamo
più di 10 euro a bottiglia solamente per l'uso a crudo, e poi sceglierne uno più economico, per esempio da 6-8 euro alla bottiglia, che pure esistono anche i prodotti DOP, da utilizzare per la cottura. In questo modo riusciremo a spendere una cifra ragionevole pur dotandoci di un prodotto di elevata qualità e verosimilmente non difettato. Gli oli con denominazione d'origine protetta, DOP, si trovano ormai in tutti i supermercati, quindi è molto semplice. Di solito c'è uno scaffale ad essi dedicato. Andate a scegliere lì il vostro olio e poi assaggiateli. Cercate di capire, di trovare questa sensazione erbacea necessaria negli oli, l'amaro e il piccante. Una volta che vi siete un po', diciamo, rifatti la bocca su un olio non difettato, a quel punto potrete provarne diversi e scegliere in base al vostro gusto.